600 studenti hanno incontrato a Valdagno Giorgia Benusiglio, sopravvissuta all'ecstasy, che ha portato la propria esperienza. Una testimonianza diretta da chi gli effetti della droga li ha vissuti in prima persona e sulla propria pelle. Stamattina a Valdagno, al Palasoldà, circa 600 alunni di seconda e terza media del Plesso Garbin e di quello di Novale hanno partecipato all'incontro con Giorgia Benusiglio, 29enne milanese, che all'età di 17 anni rischiò la vita dopo aver ingerito mezza pasticca di ecstasy. Grazie ad un trapianto di fegato, Giorgia è sopravvissuta all'epatite tossica fulminante che l'aveva colpita, ma da quel giorno la sua vita è cambiata. Si pensa sempre che danneggi solo nel momento in cui si arriva a una tossicodipendenza, ma non è così. Purtroppo i casi di decessi di ragazzi con uso saltuario o occasionale o soltanto di una volta può portare alla morte, ed è giusto che i ragazzi sappiano e che conoscano tutte le pericolosità delle droghe stesse. Dopo aver illustrato la propria drammatica esperienza, Giorgia ha voluto dare la parola ai ragazzi per lasciare spazio alle loro domande. E sono state numerose le questioni alle quali il giovane pubblico ha cercato risposta con la testimonial, mostrando come il problema della droga rappresenti una dimensione importante all'interno del loro immaginario. Molto grave, perché da quello che ne so io, secondo me è molto diffuso soprattutto, e soprattutto è difficile anche capire chi è che spaccia. Sta facendo molto bene, perché anche nella nostra scuola non ci sono problemi di questo tipo l'istituzione è abbastanza buona come in queste cose.